esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, affondi frontali. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare e inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più slanci posteriori. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali e i glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. E segui un movimento lento sia in fase di salita che di discesa. Così aumenterai l'efficacia dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Sumo squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più crunch laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, passo laterale in squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi.
Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, sollevamento del bacino. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Incrocio gambe supini. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, mantieni le gambe a 90 gradi e non incrociare i piedi. Controlla la caduta delle gambe per non causare problemi agli adduttori. Non sforzare il collo, tieni la testa sempre poggiata al pavimento. Mantieni l'addome contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Tre, due, uno. Via! Non piegare la gamba. Per raggiungere il massimo allungamento occorre che sia sempre ben distesa. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching abduttori. Tre, due, uno, via. Non ruotare le spalle. Per aiutarti, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Allungamento lombare, ginocchia al petto. Tre,
2, 1, via! Attenzione, non sollevare la zona lombare durante tutta la sequenza. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.